San Giuliano l'ospedaliere. Probabilmente visse nel VII secolo, ma la sua identità è incerta. Fu un nobile cavaliere, amante della caccia e di carattere vendicativo. Uccise il padre e la madre che dormivano nel suo letto, credendoli la moglie con un amante. Poi, accortosi dell'errore, si pentì e cambiò vita. Condusse una vita di espiazione e preghiera, trasformò il suo castello in un ospedale dove chi aveva bisogno trovava accoglienza. Una notte di tempesta, un lebbroso bussò alla sua porta. Giuliano lo soccorse senza esitare. Il lebbroso era Cristo, che lo benedisse e poi scomparve. Una reliquia del suo braccio sinistro, ritrovata nel 1442, è conservata nel Duomo di Macerata. Protegge gli albergatori, i viaggiatori, i pellegrini e i cacciatori. È il patrono della città di Macerata.